Fratelli e sorelle, benvenuti, benvenuti in Terra Santa, benvenuti nella Terra del Santo. Siamo qui a Nazareth, siamo nel fiore della Galilea, siamo qui nella casa della Vergine Santissima, siamo nel luogo che custodisce il sì di Maria. Diceva il grande San Girolamo, venire in Terra Santa è camminare insieme a colui che siamo venuti a trovare. Direbbe lo stesso Girolamo, siamo qui nella casa della Vergine Santissima per camminare con lei, con la Vergine Santissima che siamo venuti a trovare. E la Vergine Santissima cammina con noi perché è una di noi. Maria nel suo cammino cambia le sorti dell'umanità con il suo sì. E noi quando camminiamo con lei, lei diventa la nostra maestra. In questo mese di maggio vogliamo camminare nell'umanità di Maria. Vogliamo crescere non solo nella devozione, ma vogliamo crescere nella conoscenza del Verbo. Perché camminare con la Vergine Santissima è camminare e crescere nell'amore alla parola. Sì, quella parola che qui si è fatta carne. E la Vergine Santissima si apre a questo mistero e accoglie questo Verbo qui, proprio in questo luogo. E qui abbiamo la grazia del luogo santo. Camminare con la Vergine Santissima in questo mese di maggio, proprio qui dalla sua casa, abbiamo una grazia speciale, la grazia del proprio luogo, dell'Ic. Qui noi preghiamo, ma qui sentiamo questa presenza di Maria. E questa presenza di Maria non è solo psicologica, è reale. Davvero qui, 2000 anni fa, è vissuto lei proprio in questa semplicità. Qui, in questa semplicità, racchiude la più grande basilica dell'Oriente Medio. Sì, questa è la più grande basilica, perché è grande il mistero. È piccolo, è semplice, la grotta, la casa del chi custodisce il sì di Maria, ma è grande quel mistero. Quel mistero di un Dio che nel suo amore ha amato così il mondo, di venire proprio, di scendere, di chinarsi. Diceva il grande San Girolamo che è il bacio di Dio all'umanità proprio in questo luogo, perché è la kenosis di Dio. Per questo è il grande mistero. Grande il mistero nella semplicità di Maria. La Vergine Maria con il suo sì, nella sua semplicità in questo luogo santo, come una di noi, risponde al grande mistero nella sua quotidianità. Per questo nel mese di maggio, con le riflessioni, con la parola di Dio, vogliamo crescere nella nostra quotidianità, vogliamo imparare con la Vergine Santissima, in quella quotidianità fatta di fatti, di gesti, di ogni giorno, gesti di ogni giorno, quegli gesti più semplici, quegli gesti che cambiano anche le difficoltà più grandi. Per questo nel mese di maggio, proprio qui nella grazia del luogo santo, perché pregare qui nell'ic del Verbo, nella grazia del luogo santo, abbiamo una grazia speciale. Per questo, in questo mese di maggio, se tu hai una richiesta, se tu hai una domanda, se tu hai un problema, potrai trovare la risposta proprio nell'umanità di Maria, proprio qui, dove quel sì si apre al mistero di un Dio che incontra l'uomo. La parola greca è sacris, si è fatto carne, fragilità. Noi anche qui troviamoci e ci troviamo nelle nostre fragilità, questa fragilità visitata, amata. Per questo, fratelli e sorelle, apriamo i nostri cuori e camminiamo con la Vergine Santissima, che questo mese di maggio ci farà crescere nella fede, nell'umanità, nello spirito di famiglia e in quella gioia che lei vuole per ognuno di noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Esselemu, Yahanu.